Bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Eleonora e oggi parliamo di libri a vento. Allora, vi presento quattro libri che ho scelto e che sono quelli che noi abbiamo utilizzato negli ultimi anni. E che cosa sono i libri a vento? Allora, i libri a vento sono dei libri pensati per essere letti durante il periodo dell'avvento, un capitolo al giorno. Ce ne sono di due tipologie principalmente, quelli che raccontano una storia e quelli che invece si compongono per lo più di attività, ma ci sono anche libri che hanno entrambe queste cose. Secondo me sono stupendi e sono assolutamente da prediligere rispetto ai classici calendari avvento, soprattutto quelli di cioccolate, cose da mangiare, insomma che sarebbe meglio, ecco, non esagerare con i bambini, con i dolci, visto che è Natale già ne mangiamo più di quanto non dovremmo. Vi voglio solo dire che per quanto riguarda invece calendari avvento per bambini, ma anche per adulti appassionati, insomma, di cartoleria, attività artistiche, creative, ci sono, c'è un video sul mio profilo Instagram che vi lascio qui sotto, dove ho parlato tantissimo di calendari dell'avvento stupendi per grandi e bambini e c'è anche, un riassunto sul mio blog dove li potete vedere tutti e ve lo lascio anche quello linkato sotto nell'info box. E poi dal 1° dicembre, ma rimarrà, quindi creerò una cartella sempre sul mio profilo Instagram, faremo un calendario dell'avvento creativo giorno per giorno con delle attività meravigliose da fare con i bambini anche piccolissimi, quindi venite a seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e condividete. Vi lascio quindi tutti i riferimenti sotto, ma partiamo ora con i libri a vento. Allora, il primo che vi presento è questo ed è Una storia al giorno con Peter Coniglio. Il Natale sta arrivando, edito Mondadori, è ispirato alle storie originali di Beatrix Potter, quindi un libro famosissimo, illustrazioni splendide. Come si compone questo libro? Allora, questo è un libro secondo me adatto anche ai bambini abbastanza piccoli. Ci sono dei racconti, eccoli qua, di circa 3 paginette l'uno, quindi veloci da leggere, anche intorno ai 2 anni. Mio figlio che ha 2 anni li segue, quindi ecco, insomma, questa è la lunghezza delle pagine. Le illustrazioni sono splendide, le storie sono assolutamente semplicissime da leggere e da seguire. Alla fine di ogni racconto c'è un'attività, quindi in questo caso c'è un calendario avvento che possiamo appunto scegliere di fare o non fare, c'è tutto il procedimento per eseguirla e ce ne sono tantissime. Per esempio, una molto carina, il segnalibro a coniglietto, ce ne stanno veramente tanti. È un bel libro, è un libro anche secondo me molto molto bello da regalare. Vi faccio vedere qualche altra illustrazione. Le storie sono davvero, davvero delicate, davvero dolci, insomma, proprio il classico stile di Beatrix Potter ed è uno stile che secondo me, un tipo di racconto che secondo me tutti i bambini, almeno un libro di Beatrix Potter, dovrebbero possederlo, perché proprio sono, cioè sono dei libri che anche mettono in contatto il bambino con l'arte, no? Cioè con un livello superiore rispetto magari a tanti altri libri per bambini che possiamo trovare. Il secondo che vi propongo è forse uno dei più noti libri dell'avvento ed è Natale nel Grande Bosco. Questo è edito dal Gioco di Leggere e c'è tutta una collana che parla del Tomte. Chi è il Tomte? È lui. Il Tomte e in generale questi libri è una figura della tradizione svedese ed è lo gnomo protettore della fattoria o comunque della casa, diciamo, una figura benevola, assolutamente fantastica anche da proporre ai bambini perché appunto è lo gnomo che ci protegge, no? Che protegge la casa e le atmosfere sono magiche, meravigliose di questi libri. E questa è la storia di Borbotto. Quindi di questo tomte che vive in una casa ormai abbandonata dove non c'è più nessuno. Quindi questo è lui, vedete? Le illustrazioni sono splendide e sono appunto molto tipiche dell'illustrazione dei libri per bambini della tradizione svedese.
E che cosa succede poi? Che ci saranno degli altri animali, anche questo ovviamente si sviluppa in 24 storie, e quindi durante tutto il periodo dell'avvento, in cui questo Tomte un po' burbero, no? Un po' brontolo dei sette nani, poi alla fine si riscopre invece essere dolcissimo. Vi mostro qualche altra figura, e alla fine, insomma, riuscirà a non festeggiare il Natale da solo. Questo è un libro meraviglioso, meraviglioso, anche questo da leggere anche ai piccolini, a cui piace tantissimo la figura del Tonte. Durante il periodo di Natale su Instagram sempre proporrò un libro di Natale al giorno, dal 1 al 24 dicembre, quindi venite a vederlo perché vi mostrerò gli altri due libri che possiedo, sempre dedicati al Tonte, stessa casa editrice, quindi uguale. È bellissimo, questo è un libro secondo me da avere. Cioè, tra tutti i libri avvento, questo se non lo possedete, acquistatelo perché è stupendo. Poi ve ne propongo altri due. Allora, questo è quello di quest'anno, quindi l'ho acquistato, ma ancora non abbiamo aperto le caselline, però mi sembra molto bello. Innanzitutto è un fuori formato, quindi come vedete è un formato molto grande. Ed è Aspettando il Natale, il grande libro dell'Avvento, illustrazioni di Claudia Bordin. Questo ha le caselline all'interno ed è un libro attività per lo più, ed è un libro creato, diciamo, incentrato sulla figura dell'elfo. Quindi nella prima pagina qui troviamo la presentazione dove dice: Ciao, io sono Natalizio, sono un elfo e quindi ti aiuterò durante questo periodo dell'Avvento. Devo consegnare 8 carote alle renne magiche in tempo per la notte di Natale. Abbiamo quindi 24 giorni. Dico abbiamo perché tu mi aiuterai, vero? Vedrai, sarà divertente visitare il villaggio di Babbo Natale. Lo attraverseremo tutto e ogni giorno potrai aprire una casella scoprendo giochi, ricette, sorprese e addirittura le canzoni natalizie preferite da noi elfi. E ogni giorno, quindi si inizia, qua si apre. Non li ho aperti perché ovviamente li farò aprire a stella, io quindi non lo conosco bene questo libro, però mi è piaciuto tantissimo come alternativa, non l'ho visto da nessuno dei profili che seguo di libri e vi faccio vedere un po' di immagini, è veramente veramente carino. Ecco, vedete qua c'è l'elfo che dice: Non è una buona idea usare per il pupazzo di neve una delle carote delle renne? Insomma, sono veramente carine, cioè, le illustrazioni sono splendide, se non fosse solo per quello da tenere. Ah, guardate, questa dell'otto è aperta già, vediamo un po' che dice. Decoriamo le finestre? Natalizio adora la fabbrica degli addobbi e vedere Elfa luccichina al lavoro è una delle cose che ama di più. Fermati con lui e osservalo mentre prepara delle decorazioni. Occorrente, matita, colla vinilica, colori a tempera. Carta forno e qua c'è tutto il procedimento. Questa è la finestrella, quindi ne abbiamo vista una che era già aperta. E ce ne sono tantissime, le illustrazioni sono bellissime, quindi questo non posso che consigliarvelo. Vi lascio tutti questi libri che ho acquistato sotto, linkati, quindi se volete vederli andate giù, nell'info box ci sono i link a tutti questi libri. Questo è edito White Star Kids. Bellissimo. L'ultimo che vi propongo è un libro inglese. Ve lo propongo perché io acquisto spesso libri in lingua inglese da Amazon UK, per lo più o quando si poteva in Inghilterra, quando viaggiavamo, perché sono bellissimi i libri inglesi, molti purtroppo ancora non tradotti in italiano. Questo anche non l'ho aperto perché l'ho preso quest'anno e ha una parte così in plastica che protegge le caselline, ci sono tutte le caselline qua. Ed è Christmas is Coming, an Advent Book. All'interno, questo è il risguardo, ragazzi, cioè, guardate la bellezza di questi libri, sono meravigliosi. Allora, questo qui che cos'è? È un libro attività e ce ne sono tantissime. È curato nel minimo dettaglio, è un libro secondo me questo qui da possedere perché è stupendo e poi alleniamo anche un po' la lingua. Si comincia dal 1° dicembre e come vedete l'attività è Letters to Santa, quindi scriviamo la lettera a Babbo Natale. Adoro questa illustratrice. Andando avanti, che cosa c'è? Il 2 abbiamo una canzone, quindi fa la 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 e la impariamo in inglese, che è fantastico da insegnarla ai bambini. Poi abbiamo Raspberry Hot Chocolate, quindi la cioccolata calda da fare, tutta la ricetta. Poi abbiamo... Ah, questi sono dei giorni stupendi. Allora, qui è il 5 dicembre, abbiamo questa illustrazione meravigliosa
e dice, trova in questa scena, vedete? Dovete trovare questi all'interno di questa scena, un po' come i libri brulicanti, sono fantastici. E c'è in varie, ce ne stanno diverse, eh? Poi in alcuni ci sono le ricette dei biscotti, qui c'è la calza da fare insieme, facilissima. E ci sono anche però dei giorni in cui invece ci sono semplicemente delle storie da leggere. Eccola qua, per esempio questa, c'è proprio il titolo, cioè neanche commento la bellezza di questo libro, e praticamente dopo abbiamo la storia raccontata, quindi è veramente bellissimo. Questo mi ha proprio colpito, questo libro, quando l'ho visto, e insomma ci sono tante attività, ci sono dei giochi da fare tutta la famiglia insieme, quindi rispondere alle domande dei giochi. Mi è piaciuto proprio tanto, e questo è un libro che vi consiglio di prendere se un pochino capite e parlate inglese, appunto anche per aiutare i bambini ad approcciarsi alla lingua. Silent Night, imparare le canzoncine insieme. Mi piace anche perché mi piace proprio l'idea di condividere con i nostri figli qualche attività. Qui c'è la storia dello schiaccianoci in inglese, io la possiedo in diverse edizioni, quindi già Stella per esempio la conosce molto bene, e può essere un'ottima idea proporla in inglese questa volta, quindi andare magari a scoprire qualche parolina, come si dice in inglese, no? Ecco qua abbiamo qualche illustrazione della storia. Quindi insomma, che dire, sono tutti libri splendidi, veramente, io li adoro tutti, e non posso che consigliarveli, proprio perché il periodo dell'avvento per me è il più bello del Natale, perché proprio quell'atmosfera dell'attesa con i bambini è meraviglioso, e loro la sera stanno sempre là che aspettano la storia di Natale. Quindi insomma, mia figlia ha già cominciato a dire: mamma, quando è che possiamo iniziare a fare a leggere le storie di Natale, a fare le attività? Per cui vi consiglio davvero di acquistarne uno di quelli che vi è piaciuto di più, perché secondo me è davvero un'alternativa di gran lunga migliore rispetto ai classici calendari dell'avvento. Un bacio a tutti, spero di esservi stata utile, e trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!